Ragazzi, oramai è diventato un habitué del canale e sono da Daniele che le studia tutte, ragazzi. Quando abbiamo un impianto fotovoltaico potente come quello di Daniele, abbiamo circa 14 kW di pannelli. Guardate tutta la playlist degli impianti degli amici del canale, perché Daniele ha fatto diversi video come contributo per tutti voi per poter imitare, per poter realizzare i vostri impianti sempre in sicurezza e avvalendovi di esperti. Ebbene, quando abbiamo un eccesso di corrente, come in questo caso, con 3 inverter, 5 regolatori di carica delle pevere, un botto di corrente, 30 kWh di batteria, e abbiamo un eccesso, che cosa facciamo di questo eccesso? Intanto saluto Daniele, Ciao grazie Gianni. ancora di essere sul canale, spiegherai tutto te e iscriviti a questo canale, fra 4 secondi lascio la parola a Daniele. Rieccoci di nuovo sul canale. Che cosa si fa con l'eccesso di corrente? Si fa un sacco di cose. Si scalda l'acqua, scalda l'acqua della piscina, l'acqua calda sanitaria, ma a livello elettronico c'è qualcosa di significativo che voglio farvi spiegare da Daniele. Si chiama mining. Prego, Daniele. Ciao Gianni. Allora, cosa si può fare con l'energia in esubero? Guadagnarci qualcosa. Guadagnare dei soldi, non male. La maggior parte delle persone immette in rete, ovviamente. Noi amanti dell'off-grid non siamo amanti dell'energia che va in rete. Ha Quindi detto lui, eh? Condivido. la decisione è stata quella di provare appunto nel mining. Per chi non è del settore, cos'è il mining? Non è altro che un calcolatore, diciamo così, che ha una potenza di calcolo che aiuta le piattaforme che fanno spostamenti di criptovalute, eccetera, a fare queste elaborazioni, spostamenti di denaro, eccetera. Per chi fa mining, per chi aiuta a fare queste transizioni, queste ricerche di criptovalute, viene ripagata una piccola parte di una criptovaluta, la più famosa, sappiamo che è il Bitcoin. Quindi cosa succede? Allora, soprattutto in Italia ormai fare questo tipo di mining comunque non ha vantaggio. Il vantaggio nell'avere appunto in questo caso è avere un impianto che ha un esubero e un'energia che non mi costa nulla andarla ad utilizzare. Daniele ha detto una cosa importante: se utilizziamo queste apparecchiature con la rete elettrica spendiamo tantissimo per via del costo, perché ragazzi queste apparecchiature consumano tante, tanto. Ovviamente ci sono di diverse tipologie, di diverso wattaggio. Quello che oggi vi rappresento sul canale, che è questa di Daniele, assorbe 3 kilowatt e mezzo. 3,5 kW fissi. Sì. Ma la cosa interessante qual è, ed ecco lo scopo di questo video, che Daniele vuole farvi vedere come automatizzarla. Cioè, se questa la accendete, non potete poi spegnerla come si spegne un interruttore, perché è un processore, cioè ci sono dei meccanismi, c'è un IP, dei riconoscimenti per cui ci vorrebbe uno spegnimento, programmato, come quello di un computer. Non può essere fatto con l'interruttore. Quindi non può essere fatto semplicemente con un dry contact che batteria carica, parti, batteria scarica, spegni. Ebbene, lui ha studiato un sistema che vi metterà a disposizione di tutti voi amici del canale che fate il mining. Mining vi ricordo che significa minare, come se stessimo minando il carbone, e invece lavora in internet con i crediti che vengono mossi a livello mondiale. Ebbene, adesso avvicinerò la telecamera, lui vi presenterà l'apparecchiatura che potete anche acquistare attraverso i soliti link sotto al canale e entrare in questo mondo dei Bitcoin dove c'è da guadagnare. Dei soldi che rimangono in una valuta internet, poi trasformabili anche in soldi concreti attraverso tutti i meccanismi che non sto a spiegarvi in questo video. Avviciniamo la telecamera e Daniele spiegherà tutto il processo di produzione di questi Bitcoin. Daniele, prego, spiega tutto quanto dall'apparecchiatura ai funzionamenti e agli automatismi. Allora, l'apparecchiatura principale è appunto questo scatolotto che si chiama appunto ASIC, che è fatto apposta per minare i Bitcoin. Ha un consumo, come abbiamo detto prima, di 3,5 kW e come è composto? Praticamente internamente, vabbè, ha delle schede che sono appunto predisposte, fatte apposta per
fare calcoli, tantissimi calcoli, ecco. La parte dietro è una modifica che ho fatto io, è stata un'aggiunta di una ventola da 20 cm o 25, adesso non ricordo bene, che serve appunto a raffreddare questa apparecchiatura, perché i 3,5 kW diventano calore. Diventa una stufa. Io ti faccio due domande. La prima è questa. In origine, prima che tu facessi questa modifica, che ventola c'era lì? In origine lo forniscono con quattro ventole originali, che sono ventole performanti da non so quanti giri, però nel momento in cui inizia a assorbire potenza fanno un rumore Quindi assordante, è come avere un aereo in casa, come avere un aspirapolvere sempre sempre accesa. acceso, e tu l'hai modificata per avere un po' di Sì, silenzio. la modifica è stata appunto eliminarlo e aggiungere una ventola assiale che va comunque a fare un certo rigiro di aria e a silenziarlo molto. Ecco, ti faccio un'altra domanda. Visti i kilowatt in ballo, possiamo utilizzarlo mentre miniamo per scaldare il locale? Volendo sì, E volendo certo, sì. sono 3 kilowatt di Sono 3 calore. kW e mezzo di calore, quindi può essere tranquillamente una stufetta. Hai visto come te l'ho messa giù, bella comoda? Quindi ragazzi, utilizziamo la corrente per scaldare il locale e nel contempo facciamo il Bitcoin, insomma, arricchiamo il nostro portafoglio. Esatto. Che cosa hai combinato? Quindi quali sono state le modifiche? Le modifiche, ho creato, vabbè, uno scatolino dove ho messo infine dei ritardi temporizzati. Che Sì. cosa vanno a fare? Praticamente, non essendo di per sé predisposto con dei contatti per andarlo a fermare o far partire, ho creato il solito dry contact che utilizziamo sempre sul fotovoltaico. Con questo dry contact sono andato ad interrompere uno dei controlli delle quattro ventole originali. In questa maniera, di per sé, lui andrebbe in errore, quindi va ad annullare il consumo di quei 3,5 kW. E i ritardi servono semplicemente perché così, dopo che lui si è fermato, dopo 10 secondi vado a togliere l'alimentazione direttamente all'ASIC, All'apparecchiatura. Allora, all'apparecchiatura. vogliamo chiarire meglio agli amici del canale, soprattutto quelli che non hanno una competenza specifica. Questo apparecchio, quando non sente la ventola di raffreddamento, fa la procedura di spegnimento. Sì. Ecco che tu, interrompendo l'alimentazione della ventola, non stacchi l'apparecchiatura, ma gli fai fare una procedura di spegnimento come quella di un computer, quindi senza traumi dello shutdown. Esatto, soprattutto perché lui internamente ha un alimentatore appunto da 3,5 kW, Sì. e quindi andare a spegnere o togliere No. l'alimentazione mentre sta assorbendo 3,5 kW È dannoso, è dannoso. non è il massimo per Nel l'elettronica. contempo, quando gli hai fatto fare lo shutdown, lui va in protezione, spegne il trasformatore e lì dopo il tempo prestabilito, quant'è? Un minuto, due? Quanto hai No, vado a stabilito? dargli semplicemente 10 secondi, Ah, ok. dopodiché vado a spegnerlo e a togliere l'alimentazione Perfetto. dell'ASIC. Quindi con la ventola lo mandi shutdown, dopo 10-15 secondi lui si è fermato, tu stacchi l'alimentazione e lui non consuma più, Lui non ma non consuma gli hai più. dato il Esatto, trauma dello stacco. non ho dato il trauma dello stacco, e c'è anche un secondo temporizzatore che ritarda ancora di più lo spegnimento della ventola, perché Bene. i 3,5 kW mantengono l'apparecchiatura calda per diversi secondi. Quindi dopo circa un paio di minuti vado a spegnere la ventola, che va a raffreddarlo, così si raffredda tutto e si spegne anche la ventola. Perfetto, questo è eccezionale, praticamente succhiando questi 3 kg a lui quando vai a spegnere tutto è ancora caldo, è meglio che la ventola si spenga dopo quando ha raffreddato. E guarda, tu sei geniale, guarda, è una cosa. Ragazzi, sono molto molto contento adesso, tornate, scusate che torno in camera perché Daniele mi stupisce sempre. Sono contento che Daniele sia finito sul canale così prepotentemente perché ha tante idee geniali a beneficio di tutto. Questo mina e produce Bitcoin. Le sue ventole originali erano aeroplani, lui le toglie, mette questa silenziata, fa una sorta di rumore ma non è eccessivo. Parte in automatico quando la tensione della batteria attraverso un dry contact gli dice Sì. parti e crea l'accensione del trasformatore che, rilevando la presenza nor della normalità nelle ventole, fa partire ventole, meccanismo e assorbe 3,5 kW.
3 kW e mezzo. A questo punto la batteria cala, arriva la sera, non se la assorbe tutta, ma quando la batteria scende al livello prestabilito da lui, i due dispositivi che sono il delay eccetera, cosa fanno? Il primo stacca una ventola. Staccando la ventola lui va in errore e l'errore dice vado in procedura di spegnimento, quella normale, non quella dello shutdown, cioè come se staccassi un interruttore. A questo punto l'altro delay dice a questa ventola vai ancora, perché? Perché questo a 3 kW e mezzo era caldissimo, allora lo facciamo raffreddare, dopo che si è spento lo facciamo raffreddare, dopodiché stacchiamo anche il trasformatore primario di alimentazione. Non abbiamo creato traumi tecnici, eccetera. È giusto, Dani? Sì. Ragazzi, tra tecnici ci capiamo in un nanosecondo, però Dani ha avuto un'idea geniale. In questo modo lui lavora col mining solo e soltanto sulla corrente in eccesso. Sì. Cos'altro vuoi dire di questa apparecchiatura? Ma allora, diciamo che è un'apparecchiatura che comunque ha un certo costo, comunque. Quindi non è per tutti. La mia idea era appunto quella di cercare di come... dire compro un altro inverter, dire no, compro un'attrezzatura che mi ripaghi l'energia e tutta la parte di impianto che ho realizzato e che ho in esubero e che non sto utilizzando. Sì. Nel suo caso è stato un investimento, un inverter basta, ce ne ho 3, ce ho 15 kW, mi basta, carico la macchina, la casa è a posto, eccetera, allora produciamo dei soldi invece che scambio sul posto. Esatto. E chiaramente sotto questo video trovate il link dell'ASIC, della ventola, di questi dispositivi che Daniele ci ha messo a disposizione. Se volete farlo, questo è un bel progettino, siamo già in fase avanzata rispetto allo standard, però è quello che avviene su questo canale. Avete visto playlist impianto economico semplice, il Victron, il mega impianto, il toroidale, il bestione arancione e quant'altro. Oggi siamo anche in queste cose, anche grazie a Daniele. Chiaramente ragazzi, il mondo Bitcoin è un mondo a parte, un mondo parallelo, molto interessante per coloro che sono appassionati. In questo video non vogliamo entrare troppo nel deep, nei parametri, ma dai due indicazioni agli amici del canale, come funziona, come ci si iscrive a questa piattaforma. Allora, diciamo che principalmente nel momento in cui si ha l'hardware, sono da fare due cose principali. Uno, creare diciamo il proprio portafoglio virtuale dove uno mette le proprie criptovalute. Ci sono portafogli hardware, che sono delle chiavette per dire che si usano a PC, altri direttamente su dei siti internet che creano il tuo account, il tuo wallet, ok? La seconda cosa è quella di iscriversi a delle piattaforme fatte appositamente per chi mina, dove tu hai il tuo account, loro tramite l'indirizzo, neanche IP, comunque una... collegamento hardware al tuo dispositivo, loro sanno quanto stai minando, diciamo. Perfetto. Arrivati a una certa soglia, loro ti andranno a ripagare sempre in Bitcoin o nella valuta che hai che minato. Gestirai, li vendi, fai disi, esatto, trasformi. Loro faranno il trasferimento nel tuo portafoglio elettronico, diciamo. Ecco. Bene, questo in sintesi, tutto funziona a 220 volt, sì. L'impianto è molto semplice perché è già tutto predisposto, ha un suo costo, se siete interessati vedete il link qua sotto il canale di tutte le apparecchiature. Daniele, anche in questo video ti ringrazio enormemente a nome di tutti gli amici del canale, iscrivetevi qua ragazzi perché ci sono tante informazioni veramente utili e io ti voglio fare una domanda che non ho preparato, gliela voglio fare a bruciapelo, chissà che domanda è. Allora, la domanda è questa ragazzi. Se tu hai detto giustamente che i Bitcoin vengono archiviati nel tuo hard disk, nella tua chiavetta, nel tuo portafoglio, se questa chiavetta la perdi, la rompi, si brucia o eccetera, cosa succede ai tuoi Bitcoin? Allora, ci sono delle chiavi di sicurezza che devi mantenere a parte, chiuse in una cassaforte, eccetera, come delle password. Bene. Perse quelle... Ragazzi, avete lavorato anni con i Bitcoin, avete perso le password, le hanno rubate, un incendio vi ha bruciato la casa, eccetera, non sono ripristinabili, non c'è un cloud che accumula le situazioni. Quindi attenzione, se andate in questa direzione, è una direzione che io considero una direzione di rischio. Sì. Chiudiamo così il video, grazie Daniele come al solito. Grazie a te, Gianni. Ciao a tutti.